Vincenzo, domani arriva a Caserta, partita difficile, lo dicono le ultime prestazioni anche dei campani, però ti troverai di fronte una formazione, quella di Sandro Dell'Agnello, nuova se vuoi. Sì, arriva a Caserta che comunque ha un roster cambiato, non rivoluzionato, perché Siva praticamente è la prima settimana effettiva che gioca con la squadra, Bobby Jones rientra dopo un lungo stop ed è una squadra che arriva da due vittorie consecutive, quindi guai a guardare la posizione di classifica, guai a guardare i punti che abbiamo raccolto fino adesso. Dobbiamo lavorare continuamente, giocare le partite per cercare di racimolare quanti più punti è possibile per poter arrivare al nostro obiettivo finale, che sarà quello di raggiungere la salvezza il prima possibile. Per battere Caserta che cosa hai architettato? Ma c'è poco da architettare, sicuramente rispetto alle altre prestazioni dovremmo essere molto più concentrati, perché ci troveremo ad affrontare, oltre a una situazione tecnica tipica dove ci saranno da fare un po' di aggiustamenti per via della formazione di Caserta, ma soprattutto rimanere concentrati, perché giocheremo con una formazione molto esperta, è tipico dei giocatori esperti, è quello di dove non ci si arriva con le gambe e con la tecnica, ci si arriva con l'esperienza, quindi per noi sarà una prima volta contro una squadra che gioca con questo tipo di caratteristiche. Te l'hanno chiesto tutti, te lo chiediamo anche noi, arriva Caserta, non sarà una partita normale per te, casertano doc? Sì, appunto, sono un casertano doc, l'anno scorso ho avuto questa splendida opportunità che mi è stata offerta di iniziare ad allenare in Serie A a Caserta, sono casertano doc, giocatore, allenatore, però alla fine sai, da professionista devi cercare di dare il massimo per la realtà in cui ti trovi, e per me l'obiettivo principale è cercare di raccogliere punti con Pistoia e dare il massimo per questa società.